Buonasera, mi serve un bel applauso perché oggi è una serata di festa, una grande serata di solidarietà e quindi va vissuta con grande emozione, con un bel applauso iniziale che serve appunto per dirvi subito grazie per questa vostra presenza. Questo è un luogo magico, lo dico sempre tutte le volte che ho il piacere e l'onore di presentare qualcosa qui all'interno del Teatro Bellini, un luogo straordinario, il tempio della nostra cultura, della nostra musica, ma diventa ancora più bello, come ho detto in una mia storia, comunicando questa mia gioia anche a chi ci segue da fuori, diventa ancora più bello questa sera perché siamo tutti qui per compiere un altro gesto di grande solidarietà a favore della Foncanesa. E proprio guardando negli occhi Rosalba e suo marito, vi chiedo un grande applauso per tutti i volontari della Foncanesa, di questa fondazione meravigliosa che assiste gli ammalati di leucemia, le loro famiglie con Casa Santella, e poi fa una cosa bellissima, cioè fa in modo che i giovani ricercatori attraverso borse di studio possano continuare i loro studi e far sì che arrivino nuovi aiuti, nuove terapie, insomma nuove possibilità di guarigione per tutte le nostre persone vicine che magari hanno qualche problema di questo genere. Quindi io sono veramente molto contento ancora una volta di essere qui, e è una grande gioia che condivido con tutti voi, anche perché tra un po', dopo questa breve cerimonia inaugurale di apertura con la consegna delle borse di studio, vedremo anche il concerto che rapidamente vi presento. Avremo il soprano Manuela Cucuccio, il mezzo soprano Sabrina Messina, il tenore Ivan Magri che si esibisce per la prima volta per la Foncanesa, il baritono Francesco Verna, quindi l'orchestra sinfonica catanese diretta dal maestro Carmen Failla, e poi la direzione artistica di Marco Impallomeni con la collaborazione di Fabio Raciti. Un applauso per tutti i nostri artisti che tra un po' saranno protagonisti su questo palco. Adesso ci arrivo. Abbiamo è meraviglioso, io mi porto a casa. Stavo per dire proprio che, come avete sentito, Orchestra Sinfonica Catanese, artisti catanesi e siciliani, che proprio l'organizzazione ha voluto soprattutto privilegiare proprio le nostre eccellenze, però abbiamo anche un artista che arriva da un po' più lontano, che è un artista ospite, avremo il piacere più tardi di applaudire su questo palcoscenico, anche il soprano Marigona Cerchezzi, che nonostante la giovane età ha conquistato ormai una grande fama nei teatri più importanti, quindi applauso anche per lei. Grazie comunque Rosalba, va bene sempre ricordare tutto. Ogni anno vi do qualche cenno sulla Foncanesa, ma se siete qui sapete bene quanto bene, scusate il gioco di parole, fa questa fondazione catanese per la cura delle malattie neoplastiche del sangue. Nasce proprio per sostenere la ricerca scientifica nelle neoplasie ematiche e per alleviare proprio le difficoltà dei pazienti del reparto onco-ematologico e non solo, che accompagnati dai propri familiari vengono accolti presso Casa Santella, perché quando si ha un problema di malattia in casa, il problema non riguarda soltanto il paziente che soffre, ma anche tutta la famiglia che in qualche modo vede la propria vita sconvolta da questa patologia, e quindi ci sono molte persone che magari arrivano da fuori Catania, da altri centri, che hanno bisogno di assistenza, e proprio Rosalba con la Foncanesa si prende cura di queste famiglie. Guardate, ancora una volta in questa occasione diciamo sempre che dal dolore, da un dolore grande per la perdita di una figlia meravigliosa che ho avuto il piacere di conoscere, di Santella, che ricordiamo tutti con questo applauso che vi chiedo, dal dolore di due genitori, di una sorella, nasce la pianta del bene appunto della Foncanesa. E quindi dal 1996-97 la Fondazione ha istituito il premio di laurea Santella Massimino, che viene assegnato appunto ad un neolaureato della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania, che abbia avuto appunto una brillante carriera e che possa appunto continuare i propri studi, e che abbia anche svolto una tesi sulle malattie neoplastiche del sangue. Il premio negli ultimi anni viene dato alla ricerca ed è giunto alla 23esima edizione. Quindi ancora una volta vi chiedo un applauso per la passione che hai, tesoro mio. Beh, salto altre cose che sapete, vi chiedo
dopo avervi ancora una volta ringraziato per questa partecipazione, di sostenere la Foncanesa dando un contributo volontario oppure attraverso l'acquisto dei biglietti della lotteria oppure destinando il 5 per 1000 appunto a favore della Foncanesa. Ovviamente la Foncanesa organizza periodicamente congressi, meeting, tavole rotonde di carattere scientifico, per esempio la quarta edizione del convegno medico scientifico che la Foncanesa sta organizzando e che si terrà il prossimo 22 giugno presso l'hotel Baia Verde dal titolo L'ematologia incontra i pazienti e le malattie linfoproliferative. Le precedenti edizioni hanno avuto sicuramente un grande successo anche per la partecipazione degli ammalati affetti dalla malattia, che hanno potuto porre proprio delle domande dirette ai medici e superare anche quel senso di solitudine che troppo spesso si subisce nei ricoveri ospedalieri. E poi per chiudere, Casa Santella, questo servizio socio-assistenziale che dal 1999 la Fondazione ha iniziato proprio a favore, lo dicevo prima, delle famiglie, dei parenti degli ammalati. E vi do un numero, i numeri sono sempre aridi ma certe volte danno il senso di quello che facciamo. Casa Santella ha garantito 58.000 ospitalità, qui ci vuole l'applauso, 58.000 ospitalità tra malati e parenti provenienti da tutte le province siciliane e anche da molto più lontano, per cui essere qui oggi è per noi, per me sicuramente è un motivo di grande gioia, di grande orgoglio. Vi ringrazio ancora e siccome siamo al Teatro Bellini vorrei che il maestro Cultrera, sovrintendente del Teatro Bellini, venga qui per un saluto di benvenuto. Il maestro Giovanni Cultrera. Vedi ormai come lo dico bene, sovrintendente, è una cosa difficilissima, difficile da fare e difficile da pronunciare. Grazie, lo dicevamo l'altro giorno in televisione perché sei stato mio ospite. Questo è il Tempio della Lirica, ma è una delle case dei catanesi, no? Quindi qui si fa cultura, ma si fa anche solidarietà e si organizzano anche manifestazioni importanti, di livello. Buonasera a tutti. L'espressione di benvenuto da questa casa, come dici tu, di tutti, casa della lirica, casa delle buone azioni, casa della vita giusta e della vita semplice, cioè quella che ci conduce verso determinati percorsi di eccellenza. Questa sera l'eccellenza ha un nome, Foncanesa Rosalba Massimino, ma anche un'immagine, un cuore d'oro per continuare nella ricerca e per poter dare solidarietà. L'arte si sposa alla scienza, l'arte è scienza e la scienza diventa arte. Quando, ecco, viene presa una serata come questa e si propongono delle arie d'opera, degli strumenti e tutto un'orchestra che vibra all'unisono, ecco, si pensa che c'è una chiara azione e si pensa che bisogna osare. Un solista osa, apre il diaframma, il respiro, il cuore, l'artista osa, lo strumentista osa, e quindi osiamo tutti anche nella ricerca e anche nella generosità. Tanti sono i modi per far sì che questo esempio di grandezza, grazie a Rosalba Massimino, possa sempre continuare. Oltre 25 anni, tantissimi dei quali, quasi tutti, passati qua al Teatro Massimo Bellini, quindi grazie infinito di cuore. Grazie a tutti gli artisti, l'Orchestra Sinfonica Catanese, permettimi il lato artistico anche di ricordarlo anch'io, perché ovviamente meritano tutti coloro che si spendono per una nobile causa, figurati anche per la nobile arte e la nobile scienza. Quindi il maestro Carmen Failla, ma anche la direzione artistica di Marco Impallomeni, la collaborazione del maestro Raciti, tutti i solisti che a poco conosceremo e i professori d'orchestra del Teatro Massimo Bellini, sempre presenti per tutte le iniziative. Grazie. Grazie, grazie maestro Cultrera, grazie al sovrintendente del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Sei pronta? Hai bisogno di un applauso? Sì. No, no, ma ci vuole. Rosalba Massimino, l'anima, la colonna portante, la forza di questa Foncanesa. Vieni, vieni, vieni. Sì, lo so che ce la fai a salire, ma io ti accolgo perché tu sei una donna meravigliosa.
e ti ringrazio per avermi invitato anche quest'anno, è una grande gioia. Prego, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questa 25ª. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qui alla nostra edizione, che sono 25 anni di questo appuntamento che non può mancare. Speriamo di potercela fare, di continuare. Prima di iniziare con ringraziare il nostro meraviglioso pubblico, vorrei ricordare il nostro carissimo amico che è scomparso da poco, e voglio ricordare l'amico avvocato Fabio Florio. Un professionista di valore, un signore d'altri tempi, che per tanti anni ha fatto parte del nostro CDA, della Foncanesa, dandone lustro e diventando punto di riferimento per le rare doti professionali. E lo rimpiangiamo molto, perché era una persona veramente che si è spesa tanto per la nostra fondazione. Sono qui presenti stasera i figli e io le mando un grosso abbraccio ai figli e anche alla nostra amica Gabriella. Desidero rivolgere un grato saluto a questo splendido pubblico di autorità civili e religiose, e sostenere gli amici che ci sostengono della fondazione, i nostri sostenitori. Desidero ringraziare la Regione Sicilia e il Comune di Catania per averci dato il patrocinio. Saluto inoltre il prefetto dottoressa Maria Carmela Librizzi, l'arcivescovo Monsignor Renna e il vicario generale Monsignor Salvatore Gaggi. E anche mando un saluto al nostro arcivescovo emerito Monsignor Cristina, che per tanti anni mi è stato accanto. È stato accanto, cioè praticamente anche quando abbiamo inaugurato Casa Santella, per ogni cosa che io lo chiamavo, per ogni manifestazione, lui era sempre accanto a noi, e veramente le mando un saluto enorme. Mi auguro che Monsignor Renna invece possa venire in tempo, perché era fuori Catania, ma mi ha promesso anche in ritardo che sarà qui con noi. Allora, salutando Monsignor Genchi, il nostro amico Barbaro Scionti, che ha detto che sta arrivando. Perché messo là? Ormai siamo collegati, Google Map, sta arrivando. Sta arrivando. Ci siamo. Arriva tra un attimo, anche è impegnato con un impegno pastorale. Vabbè, vai, prego. Arriva. Festeggiato due nostri anniversari, mio e di mio marito, veramente c'è stato sempre accanto. Le chiedo perdono, mi stava sfuggendo veramente. Allora, l'arcivescovo, il sovrintendente, il maestro Giovanni Cultrera, ringrazio, il direttore d'orchestra Carmen Failla, il direttore artistico Marco Impallomeni, i nostri meravigliosi cantanti che con tanta generosità ogni anno aderiscono a partecipare al nostro concerto gratuitamente e vengono anche da fuori. Quest'anno è avvenuto anche un miracolo e siamo veramente contenti. Grazie a Marco Impallomeni, veramente, che è sempre accanto a noi ed è riuscito, è arrivato l'arcivescovo ora, così lo accogliamo con un applauso. Ho detto prima che era impegnato in una parrocchia della provincia di Catania, credo a Belpasso se non sbaglio, quindi è arrivato, lo ringraziamo veramente con grande affetto. Grazie eccellenza, grazie Monsignor Renna, grazie per la sua presenza in una serata così bella e importante. Grazie. Buonasera eccellenza. Buonasera, grazie, benvenuto. Allora, ringrazio anche il maestro Fabio Raciti e il mio amico Salvo La Rosa, che è sempre al mio fianco in tutti questi anni, non è mai mancato, solamente un anno solo, sì. A Dio piacendo ci sarò sempre, a disposizione, in questo caso ci sta, grazie a voi. Io non voglio leggere, ma vorrei dire due parole a braccio, perché già Salvo ha detto tutto. Fra l'altro saliranno sul palco ora i nostri medici, perché questa sera consegneremo due bellissime borse di studio a due giovani. In questo momento uno già sta specializzando a Londra e io l'ho sostenuto per quest'ultimo anno,
a questa praticamente diciamo preparazione, perché è importante che la fondazione l'ha fatto sin dall'inizio, borse di studio per mandare all'estero i giovani, perché è giusto se vanno a specializzare in altri centri oltre quello che fanno qua a Catania. E poi anche c'è la dottoressa, cioè praticamente ora vi parlo anche di questi due giovani. Ringrazio Mariella Gennarino che questa sera con i suoi abiti meravigliosi ha vestito una delle nostre cantanti. Grazie Mariella. La fondazione nasce da 36 anni, è passato tanto tempo, però in tutto questo periodo praticamente noi abbiamo lavorato tanto per dare, per essere accanto ai medici prima, poi con la nascita di Casa Santella, che la prima è nata nel 99 e la seconda nel 2002, quando praticamente i genitori, i parenti vivevano, mi diceva il professore Giustolissi, rimanevano in macchina, non andavano via, perché vengono da oltre provincia, da tutta la Sicilia, anche stranieri, ed è stato bello questo servizio. Poi nel 2016 abbiamo inaugurato Casa Santella al Policlinico, e quello è un nostro fiore all'occhiello, perché l'abbiamo fatta veramente dando il massimo di noi stessi, e a due passi del padiglione 8, dove ci sono c'è la nostra ematologia, dove c'è il primario, il professore Di Raimondo, abbiamo anche l'unità di trapianto, ma ci sono anche altri reparti che si appoggiano a Casa Santella quando c'è la possibilità di ospitare anche loro. Sono chi è che è venuto, perché noi periodicamente, quando c'è stato Sua Eccellenza il prefetto, l'ho invitata, quando è venuto il sindaco, ci sono stati altri sindaci, ci sono state tante persone che si susseguono ogni anno a visitare Casa Santella per toccare con mano la bellissima realtà. Monsignor Renne è venuto il 5 di ottobre a visitare Casa Santella, ha detto una frase bellissima, Monsignor, lei ha detto: Casa Santella è un porto di mare in un momento di tempesta. Io me la ricordo sempre questa frase, bellissimo, bellissimo veramente, guarda. Per i progetti di ricerca parleranno ora i nostri medici, io vorrei andare velocemente a ringraziare i nostri sostenitori, che sono tanti questa sera, a parte le istituzioni, ma veramente sono tutti amici. Sono stati chiamati uno a uno da Rosalba Massimino, con l'aiuto e il sostegno delle mie due segretarie, voglio dire, abbiamo fatto questo. Voglio dire, ed è importante quello là. Io ringrazio loro. Applauso per chi fa volontariato. Sono un pochino una negriera, però il risultato poi è questo e ne vale la pena. Ne vale la pena. Ringrazio i miei sostenitori, un attimino è giusto che io li cito e dopodiché poi. Poi finisco. Il dottor Saverio Condinella, direttore generale e amministratore delegato della Banca Agricola di Ragusa, che è accanto a noi. Grazie, direttore. Il dottor Armando Loprinzi, responsabile del credito Agricol e da tanto l'Unicredit. E poi voglio ringraziare, scusatemi, che confusione stasera, Dirim, la Camera di Commercio, la Farm Italia, la SAC, Ordine dei Commercialisti, Azienda Glorioso, Edilvetra, Hotel Villa Giulia, Consorzio del Pistacchio, Fides, ST, che stasera sono tantissimi, 100 ne hanno mandate di persone praticamente ad assistere a questo. Grazie. È stato bellissimo. Animania, il Vivaio Flora e la Polizia Municipale. Grazie a tutti e un abbraccio, grazie. E grazie a Rosalba Massimino. Allora Rosalba, aspetta un attimo che adesso noi leviamo questo leggio, grazie Claudio, facciamo un applauso a tutti i tecnici del teatro che sono sempre meravigliosi, affettuosi, bravissimi, anche gli amici di Videobank che stanno effettuando le riprese. Allora, chiamiamo qui per un saluto il professor Francesco Di Raimondo, direttore della divisione clinicizzata di ematologia del Policlinico di Catania, e il dottor Ugo Consoli, direttore dell'unità operativa complessa ematologia Arnas Garibaldi. Ora ci arriviamo, aspetta un attimo. Allora, buongiorno, buonasera, mi fa cassariare,
mi fa confondere il giorno con la notte. Aspetta, no, però ha ragione, mi ha detto una cosa importante. Allora, professore, è bello ritrovarsi ogni anno, è bello ritrovarsi perché vuol dire che non siete soli, vuol dire che avete il sostegno della città, ma insomma di tante persone che vi vogliono proprio bene, che hanno, grazie a Rosalba, grazie alla Foncanesa, hanno conosciuto e conoscono ogni giorno il vostro lavoro e vi stanno proprio vicini. Sì, vedere questo teatro pieno è veramente una gioia. Questo significa che la Foncanesa ha tanti sostenitori. Vi ringrazio per questo, a nome mio, a nome dei miei collaboratori, di tutto il personale dell'ematologia del Policlinico e anche dei nostri pazienti. Vi ringrazio per questo e ringrazio la Foncanesa per tutto quello che fa. Avete sentito quanto importante è la Foncanesa per noi e anche questo evento, ringrazio la Foncanesa anche per organizzare questo evento, perché fa sì che la popolazione venga sensibilizzata a quelle che sono le problematiche dell'ematologia. Quindi grazie a tutti per essere presenti e grazie alla Foncanesa. Grazie professore. Lo diciamo dopo, sì, le borse di studio le parleremo non appena le consegneremo. Sì, mi unisco al ringraziamento fatto dal professore Di Raimondo. Io, primo borsista della Foncanesa, ringrazio, ho tre grazie quest'anno per Rosalba. Grazie perché ha accettato di sponsorizzare un nostro percorso, si chiama Accuratia, è un percorso dove, durante il quale i pazienti incontrano degli specialisti del benessere, estetisti, psicologi, dietisti, che li aiutano a superare il periodo della chemioterapia. Grazie perché in un momento di difficoltà, abbiamo avuto un guasto improvviso dei televisori, ha consentito immediatamente a sostituirli senza proferire parola nel giro di 24 ore. Sapete quanto difficile, quanto lunghe sono le permanenze nei reparti di ematologia. E grazie perché ha accettato anche di finanziare quello che è l'installazione della filodiffusione nei nuovi locali del Day Hospital che si stanno ristrutturando presso l'Arnas Garibaldi. Quindi una vicinanza non soltanto alla ricerca, ma anche a quelle che sono le esigenze dei pazienti. E questo è veramente importante e non finirò mai di ringraziare Rosalba e la Foncanesa per questo. Grazie Ugo. Devo dire che ogni anno ti rivedo con grande gioia, intanto perché hai detto che sei stato il primo a ricevere la borsa di studio e poi perché insomma con Ugo Nicanescemo di Niki Niki, perché facevamo nuoto insieme, quindi rivederlo adesso direttore, medico che ama il proprio lavoro come tutti i medici che fanno questa professione come una missione. Professore Di Raimondo, prima di chiamare proprio i premiati che riceveranno la borsa di studio, ricordiamo quanto importanti siano questi percorsi di studio che la Foncanesa permette di fare a studenti, a medici bravi, talentuosi, che possono ulteriormente sviluppare questo talento. Certamente, noi cerchiamo di favorire il fatto che i medici, sia i medici che i biologi, possano avere delle esperienze all'estero, però ovviamente ci vuole un supporto. All'estero si sa che il costo della vita è sicuramente superiore rispetto a quello nostro, quindi c'è bisogno di un supporto economico anche per questi ragazzi. Questi ragazzi che affrontano queste esperienze con grande, grande entusiasmo hanno bisogno del supporto e grazie alla Foncanesa noi abbiamo la possibilità di dare questo supporto. Chiamiamo i premiati anche se, come abbiamo detto, uno è già al lavoro, sta già studiando a Londra. Allora, proprio per conto di Andrea Duminuco, chiamiamo il professor Palumbo per ritirare questo premio, Andrea Duminuco, medico che si trova già a Londra presso il Guy's and St. Thomas Hospital, dove sotto la guida della professoressa Harrison approfondirà il tema delle malattie mieloproliferative croniche. Applauso quindi per Andrea Duminuco e arriva il professore Palumbo a ritirare il premio. Chiamiamo anche la seconda premiata e poi consegneremo le due borse di studio. La seconda premiata è la dottoressa Grazia Scandura, biologa che si recherà a giugno a Copenaghen, dove sotto la guida del professor Brunac approfondirà il tema della valutazione della malattia minima residua nel mieloma attraverso metodiche di bioinformatica. Quindi dottoressa Grazia Scandura, non so se è presente. È già andata a Copenaghen. Partivo prima. Va.
lo recupero il professore Di Raimondo. Allora vorrei chiamare sul palco per consegnare il premio. Beh, insomma, forse è partita veramente, chi lo sa. Lo chiamiamo la Sua Eccellenza il Prefetto, la dottoressa Maria Carmela Librizzi, con il vostro applauso. Io ringrazio sempre tutte le autorità che sono presenti, perché avere le autorità in una serata come questa significa avere un conforto sempre presente. Va bene, allora. Sì, sì, alla fine, al saluto finale. Allora, eccoci, Eccellenza. Allora, vorrei sentire Sua Eccellenza, poi sentiamo il professore e poi dopo chiederemo a Sua Eccellenza una benedizione al nostro arcivescovo. Prego. Buonasera a tutti, grazie alla Presidente Massimino. È ormai un incontro annuale, il secondo anno che vengo a questa cerimonia, che è una sintesi, direi, perfetta tra volontariato, che è la linfa vitale del nostro paese, medici, che è il presente, e la ricerca, che è il futuro. Quindi è una sintesi che significa una cosa sola: fa bene, far bene, fa bene. Assolutamente. E io ho detto prima una cosa che credo tutti quanti condividiamo, che molto spesso proprio dal dolore più forte, no? dalla sofferenza più forte nascono le emozioni più belle e il bene più profondo. Quindi dalla perdita, in questo caso, si trasforma il dolore in gioia. Si trasforma il dolore in servizio civile, esatto. Servizio per la collettività. Quindi non ci poteva essere occasione migliore per poterla ringraziare, la Presidente Massimino, per questo suo impegno. Grazie. Professore Palumbo, solo una testimonianza anche da parte sua, visto che i premiati sono già al lavoro. Grazie. Però è bello immaginare che questi ragazzi possono avere un sostegno forte in più. Grazie, sì. Io ringrazio sia a nome di Andrea Duminuco, che è un medico molto promettente, che appunto ora si trova a Londra, ma anche la signora Massimino, perché io mi sono trovato a chiederle questo supporto. Ho detto come è stato per il dottore Consoli, che è andato a Houston, per me che sono andato a Gerusalemme, siamo stati supportati dalla Foncanesa, ora siamo con qualche capello in meno, qualche capello bianco in più, però diciamo non ci scordiamo di quando giovani medici abbiamo avuto questa opportunità che per noi è stata molto utile. E sono sicuro che lo sarà anche per Andrea, lo sarà anche per la dottoressa Scandura, che sono sì fuori ora, ma riporteranno quello che impareranno e porteranno la loro crescita in questa regione. La cosa importante è che torneranno qui ad esercitare proprio la loro professione, una cosa fondamentale, una cosa bellissima. Allora, dottoressa, consegniamo entrambi i premi al professore Palumbo, uno lo diamo al professore Palumbo, uno al professore Di Raimondo. Allora, applauso comunque per Andrea Duminuco e per Grazia Scandura, lo consegniamo al professore. Lo dai tu? Eccoci. Bene, e allora, aspetta, fermi, facciamo una bella foto. Bene, grazie eccellenza. E allora adesso il nostro copione prevede, prima di cominciare con il concerto, sì, la benedizione, il saluto che chiediamo a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, con il vostro applauso, che è un ringraziamento a lui per la sua presenza qui. Eccellenza, prego. La benedizione di Dio evidentemente c'è già, perché dove c'è tanto bene, dove c'è questo stile comunitario, vuol dire che, ecco, il bene che viene da Dio è già all'opera e non da oggi. Ritengo che questo, anch'io come Sua Eccellenza il Prefetto partecipo per la seconda volta soltanto a questo evento, ritengo che sia uno dei momenti in cui Catania si sente comunità. Si sente comunità perché tutti quanti, mettendo da parte le loro appartenenze, magari anche le proprie idee non sempre condivise con gli altri, Catania, ecco, si sente comunità perché pone la sua attenzione nei confronti di coloro che soffrono. E possiamo dire che da questo punto di vista ci dà uno stile. Lo stile è questa città, la nostra città, in questo momento più che mai ne ha bisogno, sentirsi comunità.
quando si ha lo stesso obiettivo, e l'obiettivo chiamiamoli ultimi, chiamiamo periferie, chiamiamoli famiglie che hanno bisogno di ritrovare la loro serenità attorno ad una persona malata, e sappiamo che proprio queste neoplasie sono quelle che colpiscono soprattutto a volte i bambini, una comunità che sa fare corpo attorno a queste persone, ecco, è degna del nome di città, è degna del nome di una città che ha una tradizione, che ha una cultura e che investe in cultura, soprattutto aiutando i nostri giovani che tante volte, ecco, hanno dei talenti grandissimi e hanno bisogno soltanto del nostro sostegno. Ho visitato, come è stato ricordato, il 5 ottobre scorso Casa Santella. Anche lì, ecco, la cura non solo nell'accoglienza, ma la cura del particolare, perché sappiamo che quando ci si trova di fronte ad un ammalato bisogna prendersi cura non solo di lui, ma anche di chi gli sta attorno, perché abbia la forza poi, ecco, di sostenere, di andare avanti, di consolare a sua volta. E mi fa piacere, ecco, aver sentito anche che la cura di determinati particolari, la filodiffusione ad esempio in alcuni reparti, ecco, è stato un impegno di Foncanesa, è segno di una cura davvero olistica e la quale tutte le nostre strutture dovrebbero prendere esempio. Che Catania abbia tanti di questi momenti, tanti di questi progetti, perché solo così mantiene alto il suo senso di città, di comunità, di cittadini. Grazie, grazie Eccellenza. Possiamo salutare, credo che ci siano, dei giovani sacerdoti. Sì, c'è il vicario generale della diocesi della mia, ecco, mia d'origine, Andria in Puglia, esatto. E poi ci sono 12 esatto, neosacerdoti miei, ex alunni a Molfetta. Li volevo salutare, grazie. Grazie per avermi accolto. Buona permanenza a Catania, Eccellenza, grazie ancora. Grazie, grazie, può lasciarlo qui. Ecco. Allora, noi stiamo per cominciare, però abbiamo finito, però c'è la lotteria, bisogna comprare i biglietti. Tu hai fatto un ringraziamento, chiamiamo per un saluto conclusivo il dottor Saverio Continella, direttore generale e amministratore delegato della Banca Agricola Popolare di Ragusa, proprio perché dobbiamo dire che questi eventi, e anche in questo caso una lotteria con l'aiuto anche di una banca, possono servire, servono a darvi, come dire, un aiuto concreto. Quindi in questo caso grazie per il sostegno che date. Sono io ovviamente a dire grazie a Rosalba Massimini e a tutta Foncanese e a tutti i partecipanti di stasera. Io più di 2 anni che sono al suo fianco ed è sempre una grandissima emozione. Io dico sempre che in una terra in cui ci sono ancora troppi sé e pochi nonostante, Rosalba Massimino e Foncanesa, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i dolori, nonostante le avversità, è riuscita con la passione, con la determinazione, l'intelligenza del cuore, il coraggio della ragione a fare quello che stasera testimoniamo tutti assieme. Quindi la sua presenza mi serve per dirvi: aiutiamo la Foncanesa. Oggi lo avete fatto, fatelo ancora, biglietti della lotteria, 5 per 1000 e tutto quello che è possibile fare per aiutare chi soffre e chi ha bisogno. Grazie dottore, abbiamo terminato. Grazie amico mio Salvo, grazie. Ti vuoi come presentatore? Si voglio come presentatore, sai perché? Perché sei molto attenta, sei molto precisa, anche quando viene a mancare, non c'è uno presente, tu mi dici subito con chi sostituirlo, cosa fare. Brava, meravigliosa. Rosalba Massimino, grazie. Allora, Claudio, ci siamo perché dovete sistemare, ti chiedo di portar via il microfono se possibile, ti chiedo scusa, mettilo lì, grazie Claudio. Allora, vi do il programma ufficiale che è stato un po' cambiato, ma questo sarà, e poi procediamo subito con il concerto. Quindi cominceremo con il Don Giovanni di Mozart, poi omaggio a Bellini con Capuleti e Montecchi, poi Rossini con il Barbiere di Siviglia, poi Norma ancora di Bellini, il Trovatore di Verdi con varie arie, quindi poi ancora Verdi con La Forza del Destino, la Bohème di Puccini, poi la Carmen di Bizet, poi Cilea, Io sono Lumi Lancella e poi Adriana Lecouvrier e poi Puccini con Turandot. Quindi questo è il programma, vi rileggo ancora una volta
i nomi dei protagonisti. Abbiamo il soprano Manuela Cucuccio, il mezzo soprano Sabrina Messina, il tenore Ivan Magri per la prima volta qui con la Foncanesa, il baritono Francesco Berna e poi il soprano Marigona Cerchezi. E ancora l'Orchestra Sinfonica Catanese diretta dal maestro Carmen Failla, direzione artistica di Marco Impallomeni e la collaborazione artistica di Fabio Raciti. Ancora qualche istante con un altro applauso per i nostri tecnici oggi qui rappresentati da Claudio, e credo che ci siamo. Prego, 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 prego. Bene, bene, eccoci qua, così abbiamo sistemato proprio tutto per l'orchestra. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie Rosalba, grazie a tutti voi, grazie eccellenza, buon divertimento e ancora veramente grazie, qua ci vuole questo cututucori che mi diceva mia nonna quando io l'andavo a trovare, poi abbracciando e mi diceva ti ringrazio, un abbraccio, cututucori, usignuri da Pinerici, che le nonne lo dicevano sempre e diciamolo anche noi, perché i salesiani mi hanno detto che anche noi laici possiamo dire che Dio ti benedica, assolutamente, perché poi mi dicevano ma lo devono dire solo i sacerdoti, no, che Dio ti benedica vuol dire mettere una persona alla quale vuoi bene nelle mani di nostro Signore. Va bene, ci siamo, grazie, buona serata a tutti, viva la Foncanesa, viva la solidarietà, grazie.
Chiamò il padron mio, un catalogo egli che ho fatt'io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia e in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse, baronesse, marchesine, principesse, e madonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, e madonne, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Thank you.
bacci da lei la mano, la mi dirai di sì. Ed il non è lontano, partiam bel mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore, felice ver sarei, ma può burlarmi ancor, ma può burlarmi ancor. Vieni, mio bel diletto, io cancerò tua sorte. Questo non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, baci da me la mano. Partiamo mio da qui. Ma burlarmi ancora. Vieni, mio benedetto. Io canterò la sorte. Non son più forte. Non son più forte. Andiamo. Oh!
Oh,
il piago, se l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Se l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Il tutor recuserò, io l'ingegno aguzzerò, la finza che terrò e contenta resterò. Se l'indoro mio sarà, lo giurai,
Thank you.
Oh!
Thank you.
cuore, cara avec me solta. Diventarelo, che ne so come, pulpesi, solle com'ha. Sir che pense giur de fete, e sir che pledi o topa. Respectate, servon la tete, respectate, so per ver, a capa che apostrofe, visita pace, bussi, gesquies all'antire, se la fete di courage, se la fete di Jean de Coeur, alors, la garde, alors, alors, oh, toreador, hangarde, toreador, toreador, e soge via vi soge accomato, e l'uor te regorde che l'amor t'ato toreador, l'amor, l'amor t'ato. Se passe qui il senso ne toro se non sono disco al vittorile il senso in otri frate a cevarone a tre notte picatore a bravo toro il pelatore ne toro va e va se bande ie, lenne fine di cur, ne si che plede son, ose sol, o fragile grie, se bon cur pretero, alò, a garde, alò, 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 toreador, angarde, toreador, toreador, e soge via vi soge accomato, e nell'uor per regorde che l'amor t'ato, toreador, l'amor, l'amor t'ato.
Yeah.
selfie, un bis, che i ragazzi hanno deciso di fare perché siete stati talmente calorosi e appassionati che vogliono regarvi ancora un altro brano. Io spesso ho detto qui, forse mi ripeterò, che grazie a Santella ho potuto giocare a fare il direttore artistico. Però dopo gli ultimi anni che abbiamo passato, soprattutto nel nostro settore, questo non è un gioco, è un lavoro molto difficile e gli artisti sono stati forse tra i più penalizzati. Noi abbiamo avuto la fortuna, qui c'è il sovrintendente che lo sa, che il Teatro di Bellini di Catania, a differenza di altri teatri, ha comunque onorato gli impegni cancellati e hanno dato una chance agli artisti, seppure perdendo 2 anni che noi abbiamo letteralmente buttato nel cestino, di poterlo fare, e lui ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i nostri artisti catanesi e continuerà a farlo, perché credo che sia una cosa giusta, perché sono una risorsa, non perché loro sono di qui e vanno fatti cantare per questo, ma perché sono bravi e so che lui li stima, lui ha orecchio e ci tiene. E questi, tutti questi artisti hanno dato grande segno di professionalità, da Sabrina, che abbiamo apprezzato in tanti ruoli, dal Cherubino in travestia, a Lola, altri, Manuela e Francesco, che sono qui nonostante il grave lutto che li ha colpiti, li ringrazio particolarmente perché danno segno di una grandissima professionalità, persone di grandissimo cuore e di grande arte. Ivan, che manca da questo teatro, dalla sua unica esibizione qui nel 2011, direi che Giovanni forse è il caso di farlo tornare a cantare nella sua Catania. So che mi consenti di scherzare, so che ci tieni molto, ma siccome noi non siamo affezionati ai nostri artisti ma non siamo provinciali, abbiamo inserito anche un artista di livello internazionale come Marigona, che ormai è lanciata su tutti i palcoscenici internazionali. Che da Barcellona a Tokyo al Festival Verdi, e che è prossima ma ancora non è definito un debutto in Norma, chissà che non possa tornare a Catania a cantare un Bellini, un Pirata, una Beatrice, una Norma. Penso che sarete tutti contenti. Grazie infine a Carmen, Santa Carmen da Catania, che ogni anno e grazie infine a Rosalba, tra l'altro porto a tutta l'orchestra, al teatro, a Rosalba i saluti di 3 artisti che sono stati nostri ospiti negli anni, che sono Mariella De Via, Gregory Kunde e Desiree Rancatore, che sapevano del concerto di stasera e mi hanno chiesto di portare un saluto a tutti. Quindi continuate, come ha detto Salvo prima, a sostenere la Fondazione anche non nei momenti conviviali come questo è solo un di più. Importante sostenere la Fondazione in tutte le attività, nel quotidiano, in tutto quello che possiamo fare. Quindi questo è sì, una ciliegina sulla torta, questa è un divertimento, ma in realtà tanta fatica c'è nel loro lavoro, tanta sofferenza c'è in chi dobbiamo aiutare, quindi siamo concreti nell'aiutare chi soffre con i fatti e non solo col bel concerto annuale. Grazie a tutti e adesso il vostro bis. Tra voi saprò dove
destino.